Dal gentiluomo al delatore, pubblicazione originale sull'indipendenza, ma anche sul movimento libertario del 2012. In questa figura vediamo le immagini, i ritratti dei gentiluomini. Il vero gentiluomo ha un profondo senso dell'onore, evita scrupolosamente di compiere azioni meschine, ha un alto livello di probità sia nelle azioni che nella parola, non schiva le sue responsabilità, non prevarica, non si nasconde né si muove furtivamente, è onesto, ha la schiena dritta ed è schietto. La sua legge è la rettitudine, il gentiluomo dice la verità. Nell'Inghilterra della rivoluzione industriale, essere gentiluomini aveva una precisa funzione economica, quella di segnalare fiducia. In quel periodo si assiste infatti a una deburocratizzazione dei rapporti economici. Gli accordi formali e siglati, tipici del periodo precedente, lasciano il posto ad accordi verbali e strette di mano tra gentiluomini. In quel sistema economico estremamente dinamico, fatto prevalentemente di relazioni orizzontali fra individui, il loro essere gentiluomini o essere percepiti come tali diventa necessario per svolgere il proprio lavoro, per scambiare beni e servizi con gli altri agenti economici. È lo stesso principio della buona reputazione che oggi vediamo in internet, per esempio su eBay, dove esiste, ancora resiste il libero mercato. Dove ci sono molte relazioni orizzontali fra individuo e individuo, ci sono poche relazioni verticali tra l'individuo e lo Stato. Quindi lo Stato è di piccole dimensioni e ha delle funzioni ridotte. Infatti allora lo Stato era molto ridotto rispetto a oggi e il suo ruolo era principalmente la difesa della legge e sanzionare i trasgressori, funzioni che però venivano svolte principalmente non dallo Stato ma dalla società civile, che isolavano i trasgressori un po' come oggi accade su eBay. Se invece fosse dovuto intervenire lo Stato nella difesa della legge e la sanzione ai trasgressori, il sistema economico sarebbe collassato. Invece, nell'economia britannica all'età dell'illuminismo, le istituzioni informali e le norme sociali che favorivano il comportamento collaborativo funzionavano molto bene. Il rispetto dei codici morali favoriva il credito e il commercio. Questi codici informali di comportamento erano le radici istituzionali che favorirono la potente crescita economica successiva alla rivoluzione industriale, grazie alla tutela dei diritti di proprietà e al rispetto dei contratti. Al contrario, con uno Stato più intrusivo, questa impressionante crescita economica non ci sarebbe stata. Dunque, il rispetto di questi codici informali di comportamento era garantito dalla società civile e la reputazione dell'individuo, il suo essere gentiluomo, era fondamentale per migliorare la propria posizione economica e sociale. Il gentiluomo dava anche molti segnali di altruismo, ma non necessariamente per generosità. Faceva invece parte di quella segnaletica per comunicare agli altri un'immagine di sé che ispirasse fiducia e consentisse quindi gli scambi volontari di mercato. All'epoca della rivoluzione industriale, i membri delle classi medie partecipavano a molti progetti filantropici per segnalare agli altri che erano bravi cittadini e quindi meritevoli di fiducia. Le persone volevano fare del bene per essere viste come persone buone. Si ha così in quel periodo una forte produzione privata dei beni pubblici, come i fari per la navigazione, i miglioramenti al sistema di navigazione fluviale e gli altri servizi come strade, ponti e porti, oltre che le attività di volontariato e le organizzazioni filantropiche. Nasce e prospera l'economia civile, i cui servizi vengono finanziati volontariamente da privati e non mediante la coercizione dello Stato, cioè non mediante le tasse. Non è che l'economia dell'epoca fosse il libero mercato, infatti le politiche mercantilistiche, la discriminazione delle donne, il lavoro minorile pesante e soprattutto i privilegi concessi dalla corona alla Banca d'Inghilterra impediscono di considerare un'economia di mercato quella del periodo della rivoluzione industriale.